Lunedì 9 ottobre, buongiorno all'Oltre Po' Pavese, ben ritrovati in un inizio settimana scoppiettante. Vi parlavo ieri di bottiglie aperte, questa grande manifestazione a cura di Federico Gordini in scena a Palazzo delle Stelline a Milano. Ebbene, per l'Oltre Po' Pavese un importante riconoscimento, arrivato a prime alture, Wine Style Award 2017, premiata per il miglior evento in cantina. Voi sapete che Roberto Lechiancole, che ha creato il primo wine resort a prime alture sulle colline di Casteggio, si è reso autore anche di un evento che ha fatto bella mostra di sé sulle testate di settore, non soltanto, la cantina degli chef, ovvero un'idea semplice e accattivante ad un tempo: chiamare i grandi chef stellati per regalare emozioni a tavola nell'abbinamento con i grandi vini dell'Oltre Po' Pavese nel wine resort a prime alture. Una serie di serate tutte quante con un tema e tutte quante con una filosofia di alta cucina. Ebbene, Roberto Lechiancole ha ideato questo format trasformando la sua cantina con cucina, come la chiama lui che si autodefinisce oste in Oltre Po', in un set per eventi, coinvolgendo grandi nomi del panorama degli chef stellati, in particolare di Milano. E gli organizzatori della manifestazione Bottiglie Aperte, che è una manifestazione, vi ricordo, nazionale, molto bella, giunta alla sua sesta edizione, hanno deciso di premiare l'Oltre Po' e di premiare il vulcanico Roberto Lechiancole per quest'idea. Un'idea che ha valorizzato il territorio e un'idea che ha portato l'Oltre Po' Pavese all'onore delle cronache, anche non solo delle testate italiane di settore. Quindi un segnale importante che testimonia del dinamismo che c'è in Oltre Po', dove ci sono grandi ristoranti tradizionali, grandi osterie, ma ci sono anche idee innovative per portare qui le firme dell'alta cucina, i guru dell'alta cucina, a cucinare in cantina. Bravo Roberto Lechiancole, che con questo premio porta in Oltre Po' un nuovo riconoscimento da aggiungere al palmarès. Roberto Lechiancole è presidente anche della Strada del Vino e dei Sapori dell'Oltre Po' e una delle figure senz'altro più dinamiche di questo territorio, che cerca la valorizzazione ma si è dato anche una mossa. Viva l'Oltre Po' Pavese, buongiorno Oltre Po' Pavese, grazie agli organizzatori di Bottiglie Aperte che hanno deciso di dare all'Oltre Po' questo riconoscimento, perché quando vince uno vince tutto un territorio, specie quando le idee sono così belle. Ciao, a domani.